Siamo nuovamente in onda e io velocemente vorrei cedere la linea a Giovanni Di Tota che praticamente è nella sua prima postazione, come dire, ufficiale di queste sfilate. A te Giovanni. Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti a voi che siete in collegamento da stamattina qui da Campobasso per la diretta dei Misteri. Siamo in via Torino, la prima parte del percorso che introduce al centro storico di Campobasso. Una mattinata nuvolosa e molti sostengono che questo favorirà, diciamo così, la tenuta dei bambini sui misteri che spesso durante la processione scendono soprattutto per il caldo. Diciamo che questo fino a questo momento è l'aspetto positivo che ci sentiamo di cogliere. Non c'è la gente delle grandi occasioni, almeno stando a quello che abbiamo visto e che vediamo qui in via Torino, perché proprio il cattivo tempo in queste ultime ore ha, diciamo, messo un punto interrogativo addirittura sulla manifestazione e sullo svolgimento stesso dei misteri. Con me, Marco Pece, ci incamminiamo come sempre lentamente verso il punto in cui si sono fermati. Come sempre, le soste sono diverse e allora piano piano risaliamo la china per avvicinarci a Sant'Isidoro che, come sempre, apre la processione. Vi faremo vedere anche qualche cenno polemico, ora che ci avvicineremo all'ingresso del centro storico. Vi renderete conto che ci sono alcune situazioni, diciamo così, nuove, che non eravamo abituati a vedere. Nello specifico, uno striscione che rivendica la proprietà dei misteri al popolo di Campobasso. Non è chiaro a chi è rivolto, ma insomma, il messaggio è comunque molto eloquente e siamo sicuri che è arrivato a destinazione. C'è da dire che ogni anno questa manifestazione, che ormai ha varcato i confini nazionali, è diventata un'attrattiva internazionale, possiamo dire, con il fatto che anche le nostre dirette hanno contribuito a farle varcare i confini con i canali social, con la TV, ma soprattutto con gli streaming, con YouTube, con la diretta sulla pagina Facebook. E che cosa accade? Che la voglia di partecipare a questa festa cresce ogni anno. Diciamo che i misteri sono 16, i personaggi sono un'ottantina e accontentare tutti non è sempre facile, e quindi quello striscione forse racconta uno scontento che si registra nella popolazione. Tante persone vorrebbero che i loro figli fossero sugli ingegni di Paolo Saverio di Zinno. Questo ovviamente non è possibile. E allora ecco forse la matrice di questo striscione che tra poco vi faremo vedere e avvicineremo. Cogliamo subito con simpatia un aspetto che avete già fatto rilevare sul mistero di Sant'Isidoro, che, come abbiamo detto, apre la sfilata dei misteri. Una delle angiolette è una bimba di colore. Tempo fa la Maddalena fu interpretata da una ragazza medio orientale, ebbe un successo clamoroso e ci piace questa mescolanza con un santo spagnolo, santo protettore, appunto Sant'Isidro Labrador, protettore degli agricoltori, simbolo d'ingresso della nostra processione dei misteri, che apre, diciamo così, alla mescolanza e alla integrazione. È il comando che fa da sottofondo e che tutti voi conoscete ormai. 1, 2, 3, scannetta allerta. E si parte verso via Marconi. Si entra nel centro storico attraverso Porta Sant'Antonio Abate. Si va verso San Leonardo e poi si ridiscende
nella parte vecchia di Campobasso, nella parte di via Cannavina, per fare ingresso nella zona esterna alle mura della città. E c'è un'altra nota da raccontare che differenzia, diciamo così, la sfilata di quest'anno da quella degli anni precedenti, ed è la mancata cornice di bandiere nel centro storico che raccontano, attraverso i simboli dei crociati, dei trinitari e dei sant'antonari, l'appartenenza alle confraternite dei misteri. Anche questo forse è un aspetto polemico legato ai rapporti, diciamo così, che intercorrono tra le varie associazioni. Insomma, tutto ciò racconta di quanto sentita sia questa manifestazione a tutti i livelli, compreso il condimento di polemiche che attraversano l'organizzazione e la sfilata stessa. San Crispino, protettore dei calzolai, per la prima volta interpretato da un calzolaio. Vediamo se riusciamo ad arrivarci a San Crispino. Siamo in diretta. Cerco di intrufolarmi qua sotto. E allora ti passo il microfono, eh? So che sei un calzolaio. Dimmi che cosa significa per te stare lassù insieme alle scarpe. È un momento magico per me in questo momento, perché è proprio un sogno che si realizza. Ho sempre voluto far parte dei misteri e adesso ne faccio parte. È bellissimo, è una sensazione, un'emozione indescrivibile. Come vi chiamate? Aurora. Cinea. Marco. Grazie Marco, allora buona processione a te. E questo, diciamo, è uno degli spaccati, no, della manifestazione. Ogni singolo mistero, ogni situazione, ogni famiglia di portatori nasconde queste particolarità, queste stranezze. Tanto tempo San Crispino è stato interpretato da un personaggio iconico della processione e Marco quest'anno lo ha sostituito per la prima volta ed è addirittura un calzolaio, quindi chi meglio di lui può fare San Crispino. Dietro San Crispino, San Rocco, anzi scusate, dietro San Crispino c'è San Gennaro, poi vediamo naturalmente Abramo, ne parleremo perché anche Abramo è un mistero nuovo. E vediamo se il mistero naturalmente non è nuovo, è nuovo Abramo, che per decenni è stato interpretato da Antonio Venditti, un'altra icona della processione, che invece quest'anno è occupato dal vecchio San Nicola. Diciamo che è stato promosso perché San Nicola è uno degli ultimi della fila e invece comunque è riuscito a risalire la processione e arrivare fino a qui. È troppo alto lassù per passargli il microfono, vediamo se non ci vuole parlare e lo capiamo. È uno dei simboli della sfilata, uno dei misteri più fotografato, e quel piccolo contatto che c'è tra la mano di Abramo e quella dell'angelo che ferma il pugnale al momento del sacrificio del figlio Isacco è una delle magie della costruzione di Paolo Saverio di Zinno.
che forse meglio di ogni altro mistero rende l'immagine del volo e della sospensione. Va detto che anche le bimbe che sono in cima ai misteri sono delle attrici e degli attori navigati. Come avete visto, l'angelo saluta il pubblico che l'applaude e la incoraggia. Seguiamo anche noi Abramo con l'agnello che sarà sacrificato al posto del bimbo, al posto di Isacco, che siede su quel cesto di foglie. Tante volte abbiamo raccontato l'origine di questa tradizione religiosa che affonda le radici nel Medioevo, intorno all'anno 1000 si ha già notizia dei misteri, più avanti realizzati addirittura in alcune città da Brunelleschi, e poi una diciamo così rappresentazione che attraverso la riproposizione dei miracoli dei santi, o piuttosto delle scene del Vecchio e Nuovo Testamento come questa di Abramo, venivano rappresentate attraverso dei quadri fissi, delle scene fisse. I costumi chiaramente erano diciamo così rabberciati alla meno peggio, e non capitava di rado che queste scene provocassero addirittura ilarità tra le persone, tanto che la Chiesa, attraverso un sinodo di vescovi, proibì la riproposizione di queste scene, fino a quando in Molise una bolla vescovile rimise in piedi questa manifestazione. Tutto però chiaramente cambia dal 18 del 700, cioè dal 1718, anno di nascita di Paolo Saverio di Zinno. In quel periodo le confraternite che erano a Campobasso, Crociati, Cronotrinitari e Sant'Antunari, conferirono a di Zinno l'incarico di realizzare queste scene fisse composte da personaggi viventi. Però Paolo Saverio di Zinno era un giovane talento che abitava proprio alle spalle di dove ci troviamo noi, nella parallela, in via Sant'Antonio Abate. Abbiamo fatto vedere tante volte dove tra poco si soffermerà la tromba per il silenzio, e un magnate dell'epoca, Filippo Mazzarotta, si accorse delle qualità, delle virtù di questo ragazzo e gli pagò gli studi a Napoli all'Accademia delle Belle Arti. Insomma, Paolo Saverio di Zinno si dedicò soprattutto alla scultura, e tanto che alcuni suoi lavori sono esposti nelle chiese della Dalmazia e della Croazia, oltre che naturalmente nel meridione dell'Italia e in Molise. Ce ne sono diverse, per coloro i quali volessero vederle, ancora conservate nel convento di San Giovanni dei Gelsi a Campobasso. Ma chiaramente il vero capolavoro di Paolo Saverio di Zinno sono questi 12 ingegni che noi vediamo dal 1805 sfilare a Campobasso. Prima ne sfilavano 18,
e poi dal 1805, quando il terremoto ne distrusse 6, i misteri sono diventati 12. Abbiamo raccontato qualche giorno fa una vicenda inedita, grazie anche al ricordo, al racconto di Antonia Tucci, la figlia di Salvatore Tucci, mastro ferraio e artista di una Campobasso che non c'è più. La stessa Antonia Tucci ci ha detto che quando gli angloamericani lasciarono la città, i misteri erano mal ridotti, tutti e 12. Gli inglesi e i canadesi avevano addirittura bruciato i pianali di legno per scaldarsi durante il freddo della guerra. Parliamo esattamente del novembre del 1943, subito dopo l'armistizio. E con i pianali rotti, gli scheletri dei misteri si sono anche danneggiati. Erano conservati nella palestra di Via Roma, della casa della scuola. Il sindaco dell'epoca, Ferruccio Impallomeni, si rivolse a Salvatore Tucci per rimettere in piedi i misteri e riaggiustarli. La testimonianza di Antonia Tucci è importantissima in questa storia e restituisce uno spaccato della storia dei misteri a Campobasso. Perché qualche anno dopo il sindaco Ferruccio Impallomeni, accortosi e resosi conto della bontà del lavoro che era stato svolto, incaricò la Fornace Tucci di realizzare uno dei misteri che era ormai sparito. E Fornace Tucci rifece da capo il Sacro Cuore. E proprio il Sacro Cuore è il tredicesimo mistero che chiude la processione. Allora, abbiamo fatto un percorso insieme a voi in diretta. Siamo entrati nella solita casa dalla quale noi trasmettiamo il passaggio dei misteri in via Sant'Antonio Abate. E vi raccontiamo la emozione che il passaggio in questo budello strettissimo conferisce alla processione, dandogli una visuale diversa. Solo in questo punto è possibile, infatti, durante tutto il percorso, toccare i misteri al loro passaggio, con le caramelle, con le foto, con la gente che si stringe attorno a quella che è ormai la tradizione più sentita della città. Come dicevamo prima, tutto ha avuto inizio da questa casa di fronte.
È qui che è nato Paolo Saverio di Zinno ed è dalla casa dove ci troviamo noi, che era allora di proprietà di Filippo Mazzarotta, che questo magnate di Campobasso si accorse delle qualità di Paolo Saverio e gli finanziò gli studi. Tutto riparte da qui e per secoli ogni Corpus Domini Campobasso si abbraccia in un solo corpo a questa meravigliosa processione. Grazie, grazie a Giovanni di Tota, che invito a restare con noi collegato, tra pochissimo torneremo da te, 70 secondi all'azienda e subito torneremo in diretta dalla Sfilata dei Misteri 2023.